reazione al calendario della Fiorentina. Oggi daremo un voto in base alla difficoltà del calendario di questa squadra. Mi sono preso delle informazioni in questo foglio, adesso ve le faccio sapere. La prima parte della stagione tutte le squadre devono affrontare 15 partite. In questa prima parte della stagione la Fiorentina tra i big match deve affrontare Juventus, Lazio, Inter e Milan, ma tutte queste squadre le può affrontare in un modo semplice, perché prima di questi big match ha, diciamo, alcune partite molto molto semplici, fra cui mi sembra di seguito Sampdoria, Lecce, Monza, Salernitana, quindi match che ci hanno veramente poco poco senso, sicuramente belli da vedere, ma che la Fiorentina, essendo anche una buona squadra, può battere queste squadre. Perciò la prima parte del campionato da un 8,5, che vuol dire che in questa prima parte hanno un campionato abbastanza semplice, facile direi. Nella seconda parte ho abbassato l'8,5 a 8 perché è un po' meno facile. Comunque ci sono dei match semplicissimi, fra cui sempre quelli Lecce, Monza, Salernitana, Udinese, Torino, però ci sono anche dei big match. In questa seconda parte del campionato la Fiorentina deve affrontare due volte la Roma, poi deve affrontare Juventus, Milan, Inter, Lazio. Un big match potrebbe essere anche quello con il Sassuolo, che lo deve affrontare per due volte di seguito. Quindi qual è il mio voto definitivo? Il mio voto definitivo viene un 8. Un 8 più una cosa di questo tipo, cioè com'è il campionato di questa Fiorentina quest'anno? È un campionato a mio parere facile, se non ci sono inceppi, perché secondo me la Fiorentina, se migliora un po' il reparto porta, difesa e queste cose qui, può diventare veramente una grande squadra. Poi quest'anno l'ha anche dimostrato contro, ad esempio, l'Inter, con il pareggio contro la Juventus, anche se è stata molto sfortunata. Per me ci può stare, il prossimo anno la Fiorentina mi aspetto bene da loro, perché hanno un campionato, diciamoci la verità, facile, almeno un... hanno da giocare anche la Conference League, un altro fattore che potrebbe farli giocare male, però dai, le partite sono semplici, va bene? Ciao ragazzotti!